Ciao a tutti i Colors! Eccomi qui nella collaborazione che vi avevo promesso nello scorso video. Se ve lo siete perso, ve lo metto nelle schede. Il video, adesso posso finalmente dirlo, è in collaborazione con la mia amica Ambra Stella, che saluto e alla quale mando un bacione. L'idea è stata la sua, anche se vi devo confessare che prima o poi le avrei proposto una collaborazione io, soltanto che a differenza sua non l'avevo ancora fatto perché mancavo di idee. E adesso l'idea ce l'abbiamo ed eccoci qui. Avete presente quando si cammina per strada? A volte lo faccio anch'io, faccio mia colpa in questo. Guardiamo una persona che è fuori dallo standard, diciamo così, della normalità. A volte magari non si vuole nemmeno essere offensivi, mentre altre che ho vissuto sulla mia pelle invece sicuramente sì. Per quanto mi riguarda, se l'ho fatto non è mai stato per offendere in maniera gratuita, del tipo una volta diciamo che stavo per fare un po' una figuretta mettendomi a ridere di un uomo con la barba azzurra. Soltanto che veramente non l'ho fatto con cattiveria, è solo che è un fenomeno piuttosto insolito a Grosseto, perché comunque sia, ecco, non ci sono molte persone dichiarate che sono se stesse. E quindi lì per lì, ma non l'ho fatto con cattiveria, anzi, se stai guardando sto video ti chiedo anche scusa, ma veramente adesso che so chi sei ti farei tanto di cappello se potessi, perché veramente con quello che gira. Però ecco, lì per lì mi ha suscitato un po' di ilarità la cosa, perché insomma avrei dovuto stare più attento, perché poteva anche trattarsi di una persona che ci rimaneva male. Una situazione che invece vi voglio, una situazione di etichetta, che è l'argomento che abbiamo voluto trattare in questo video, è una cosa molto classica nella quale tutte le persone disabili, perlomeno motorie, si ritroveranno. E cioè, una cosa che non viene mai detta a parole, ma che poi si vede nei gesti, nei trattamenti, oppure a volte viene detta anche a parole. Vedi un disabile motorio dentro di te e pensi, ah, sicuramente questo sarà anche sciroccato di testa, e allora evita di rivolgerti la parola, casomai i genitori barra assistenti barra badanti mi dicono qualcosa. Oppure la cosa bellissima è stata quando io stavo chiacchierando, si avvicina una signora che non conosco, però i miei accompagnatori sì. Scatta la domanda: ma lui parla? Ora io la risposta non me la ricordo, ma deve essere stata una voglia se parla, qualcosa del genere. Poi, unendomi al discorso delle etichette, volevo parlare del sessismo barra binarismo. Ora, io sono nato come un uomo, sto bene come un uomo e non intendo cambiare sesso. Però nel 2017, perché ormai siamo nel 2017, dobbiamo ancora giudicare un uomo in base al fatto se piange o se si trattiene dal piangere. Dobbiamo ancora giudicare una donna in base al fatto se vuole avere figli o se non vuole averne. Ho letto qualche giorno fa in una pagina che non citerò, ho letto la testimonianza di una persona che ha venduto una trapunta con una tematica femminile, tipicamente femminile, chiamiamola così, destinata a un uomo
intorno alla mia età, non specifico quanti anni. E ho letto commenti sessisti come se piovesse. Cioè, allora ragazzi miei, voi avreste anche da dire sui boy, su Boy George, perché si trucca, non è meno uomo di voi. Perché l'essere uomo parte prima di tutto dalla testa. Ricordatevelo. E io vi giuro, voi non mi avete mai visto truccato o in abiti tipicamente femminili, ma perché? Semplicemente perché non ci perderei tempo, non c'entra niente con i miei cromosomi e con col fatto che il mio sesso di nascita è anche il mio sesso di elezione. Cioè, io tanto i capelli alla Boy George a casa li abbiamo, non sono miei, ma ve lo farei prestare, vi giuro. Se avessi un'amica che mi trucca, mi truccherei. Da Boy George non avrei problemi. Mi ci farei anche la foto o il video, lo pubblicherei anche. Poi mi dicano pure quello che vogliono. Tanto agli sguardi della gente ci sono abituato, cioè tutte le volte che porto la mia Freya a spasso mi devo vedere queste scene. Io non so se mi vedete, ma ho cercato di sorridere con la testa bassa, ma ragazzi, i cani sono portati al guinzaglio. Potreste anche, non lo so, sorridere al padrone, chiedere come si chiama la cagnolina, quanto tempo hanno, non ha cose. E questo perché? Perché il cane è portato al guinzaglio da un disabile, quindi figuriamoci se una persona disabile potrà mai rispondere, certamente, perché i disabili motori sono anche mentali, vero? Sì, in passato. In futuro rifarò un tag che avevo già girato ma non pubblicato sulla disabilità che ho visto da Mitsu851 Ilaria, che saluto casomai stia guardando questo video, ciao Ila, che propone anche un esperimento molto interessante e molto semplice, oltretutto che io sicuramente farò, che a mio avviso fa molto riflettere, siccome tra l'altro sul mio canale i miei video sulla disabilità non faccio l'ipocrita, dico che sono piaciuti. Direi che sarà il caso di rifarlo. Quindi il mio messaggio finale è, perché non voglio fare un video troppo lungo, se no filmo ora mi schiaffeggia. Però ci tenevo a portare questo messaggio, il mio messaggio finale è, siamo nel 2017, aprite la mente. Apritela, proprio spalancatela, perché è ora di finirla con questi binarismi. Lasciate che le donne che non vogliono figli evitino di mettere al mondo figli infelici. Lasciate che sempre le donne che vogliono portare i capelli corti portino i capelli corti. Non c'è scritto da nessuna parte che siano lesbiche, anche se sono lesbiche. Vengono da voi a chiedere prestazioni? No, e allora, che ve ne frega, lasciate che gli uomini si trucchino se si vogliono truccare, lasciate gli uomini piangere se vogliono piangere, lasciate gli uomini abbracciarsi se vogliono abbracciarsi, anche perché in Messico è un saluto normalissimo. Non rompete l'anima al prossimo, vivete, fatevi la vostra vita, e se non ce l'avete sappiate che non è colpa degli altri, ma prima di tutto vostra. E io con questo vi saluto. Vi mando un bacione, se mi date del frocio non mi interessa, anche perché è vero. E vi invito a passare sul canale di Ambra. Penso di potervi riuscire a lasciare anche il suo video nel momento in cui vedrete questo video. Ciao a tutti, grazie per aver guardato.